Io sono lo spirito del tuo pianoforte. No, non mi puoi vedere, ma ascoltami. Vorrei dirti un po' di cose. Una volta ero un albero, ed è da quell'albero che io provengo. Questa ora è la mia casa. Impara a tenerla pulita, trattala con cura, proteggila dalle intemperie come dai tuoi scatti di ira. Sii veloce, ma calmo, preciso, ma libero. Se farai tutto ciò, se ti fiderai di me, saprò ricambiarti con qualcosa per te di inimmaginabile, come volare. Chilogrammi di peso, fatti di abete, acero, faggio, carpino, mogano, legno di camelia, velluto, feltro, rame e acciaio. 36 tasti in ebano, 52 in ivorite, 5.000 componenti per spingere 88 martelletti. E ancora 250 metri di acciaio armonico e rame per 243 corde. Telaio in ghisa, fusione controllata, 20 tonnellate di tensione per 4 quintali di pressione, 3 pedali, 3 ruote in ottone massiccio per portarti ovunque. Sulla tavola armonica. L'onda sonora perfetta è sempre dietro l'angolo. Bisogna sapere aspettare. Per afferrare, stringere, avvitare, lucidare, mani da guardare. La linea della vita e della fortuna disegnano mappe segrete. Mani per creare, dare vita, respingere, accogliere e pregare. Il destino è nelle nostre mani e ogni cosa che tocchiamo lascia scritto chi siamo. La disciplina dei movimenti imprime memoria al gesto, la ripetizione perfeziona l'atto e l'anima lo trasforma in rito sapiente. La mano ricorda. Thank you.
Dopo tutti questi anni, non so se è davvero lo spirito del pianoforte a parlarmi o è solo frutto della mia immaginazione, ma so che davanti a lui non posso che essere sincero, respirare il mondo fuori e dentro di me, lasciarmi andare. E allora tutto si trasforma in una danza. Tra di noi la promessa di dare un senso profondo a ogni movimento, come a ogni nota. L'onda perfetta, l'intenzione che diventa suono. Le mani sanno sempre dove andare. Le dita si fanno rami e radici. E tu, albero. E in questo infinito viaggiare io mi sento a casa.